una sfida importante quella di Montesilvano tra Acqua e Sapone e Cupello. I padroni di casa, in fiducia con 3 risultati utili consecutivi, tentano di allungare sulla zona playout. Gli ospiti, dopo la vittoria sul Paterno, non hanno intenzione di fermarsi sul più bello, Fischia di Sante Marolli della sezione di Pescara. La cronaca si apre dopo appena 7 minuti con un colpo di testa di Perrella che sfila fuori di poco. Sarà l'antipasto della partita, quasi totalmente a senso unico. Prende la mira e calcia a basso, Palena risponde presente, ma deve capitolare al 21esimo quando il Cupello sblocca la sfida con Felice Giuliano, impatto perfetto di testa e primo centro stagionale per il difensore di mister Carlucci. La risposta dei padroni di casa non arriva e allora gli ospiti ne approfittano per allungare le distanze. Suggerimento verticale per De Cinque che vola via sulla destra e in diagonale trafigge Palena. In mezz'ora Acqua e Sapone 0, Cupello 2, con la squadra di Del Gallo bloccata sugli esterni e contratta in mezzo al campo. Ariani dialoga con Trento ma cicca la sfera da ottima posizione. Il primo tempo vola via senza altri sussulti. Nella ripresa i verdeoro cominciano meglio con un cross di Ariani che non vede deviazioni in aria, ma negli spazi il Cupello si esalta e solo Palena può salvare i suoi nell'uno contro uno con Perrella. È una sfida nella sfida tra i due, ma ancora una volta il portiere dell'Acqua e Sapone ha la meglio e sul ribaltamento di fronte clamorosa palla gol per Petito a tu per tu con Micale che resta fermo e tanto basta per evitare la rete. Nel finale altre 2 situazioni pericolose per i rossoblù, ma prima il solito Palena e poi Piedimonte evitano un passivo più pesante. Dall'altra parte il neo entrato Marrone sbaglia la misura del pallonetto e cestina l'ultima palla gol. La giornata è da dimenticare per l'Acqua e Sapone che esce sconfitta dal suo campo e con una partita in meno entra nel vortice playout. Il Cupello ottiene il suo secondo successo consecutivo ancora senza subire gol e dà un segnale forte al campionato di eccellenza. Mister Carlucci, un successo preziosissimo, il secondo consecutivo, oggi anche in trasferta dove avete continuato con il vostro ottimo ruolino di marcio. Sì, indubbiamente, temevo questa trasferta, però l'abbiamo preparata bene e i ragazzi sotto tutti i punti di vista hanno eseguito quello che dovevano fare. Poi siamo riusciti a sbloccarla su un calcio d'angolo, l'unico rammarico è che comunque nel secondo tempo la dobbiamo chiudere perché abbiamo avuto più volte la possibilità di fare il terzo gol. Hai dato sempre una piccola possibilità all'avversario, però va bene così e pensiamo alla prossima. Sì, abbiamo steccato completamente la partita, e non siamo rientrati così come avevamo finito. Complimenti al Cupello, è stato un bel tempo. Ma ci è mancato tutto, è mancata attenzione, è mancato equilibrio, è mancato proprio completamente la squadra. Ovviamente mi assumo tutte le responsabilità di questa partita e bisogna ripartire.